In arrivo dagli Stati Uniti dei risultati preliminari ma estremamente incoraggianti per la cura di un tipo di amiloidosi con una tecnica di editing del genoma, CRISPR-Cas9. Che cos'è l'amiloidosi? L'amiloidosi è una patologia nella quale un gene difettoso produce grandi quantità di una proteina che danneggia i tessuti o altri organi. Un esempio noto di amiloidosi, ad esempio, è la malattia di Alzheimer o quella di Creutzfeldt-Jakob. Questa tecnica di editing del genoma CRISPR-Cas9 funziona come delle forbici molecolari che vanno a rimuovere il gene difettoso, impedendo quindi la produzione di queste proteine. I ricercatori, nell'ambito di questo trial clinico che si sta svolgendo negli Stati Uniti, hanno osservato una riduzione sensibile della produzione di questa proteina difettosa nei pazienti per un periodo di oltre un anno e quindi sperano di riuscire a mantenere questi risultati anche nel futuro e di consolidare i dati.